Benvenuti e buongiorno a tutti. Allora, abbiamo chiaramente avuto un po' le acque agitate nel nostro Cosenza Calcio. Nelle ultime settimane c'è stato qualche problemino. Posso assicurarvi che stiamo lavorando, abbiamo affrontato fin da subito questi problemi che sono ormai noti e mi riferisco alla conferenza che ha fatto Fiore un paio di settimane fa. Già fin da subito dalla sera stessa abbiamo, o meglio, ho fatto un comunicato che vi è noto, dove abbiamo invitato Fiore a tornare al suo posto. Dopodiché sapete bene gli incontri, ci stiamo vedendo, ci siamo messi intorno a un tavolo, insieme anche a tutta l'area tecnica, chiaramente. E posso assicurarvi che siamo per un buon 90%, abbiamo ricomposto e definito tutte le questioni che erano state sollevate. L'obiettivo mio, l'obiettivo della società, ma credo anche di Fiore, è quello di completare questa stagione calcistica, di salvaguardare la squadra e fare in modo che si raggiunga quell'obiettivo importante che tutti noi, credo nessuno escluso, ci possa, come dire, possa portare il Cosenza Calcio, il Cosenza nella categoria e nelle categorie che merita. Gli aspetti, diciamo, tecnici o squisitamente su quello che la società, lo stato di salute, piuttosto che tutto quello che rappresenta il Cosenza Calcio, io è da un anno e mezzo, un anno e 8 mesi che ho preso in mano sono entrato in questo mondo e già fin da subito, credo, vi dissi che il mio impegno era unicamente quello di fare e di portare avanti un calcio pulito, senza diciamo, trucchi o trucchetti, con una sua eticità e tenendo i conti in ordine. Non solo è stato fatto l'anno scorso, anche se poi il risultato, come avete visto, purtroppo non ci ha premiato. Questo lo stiamo facendo anche in questa, diciamo, stagione. Quindi abbiamo una società sana, dove gode di una buona salute, che può fare ancora meglio, anzi deve fare meglio. Il problema del Cosenza Calcio lo sapete bene, perché purtroppo negli ultimi 5-6 anni abbiamo trovato delle macerie, non abbiamo una casa, o comunque abbiamo
uno stadio che purtroppo è uno stadio costosissimo. È un po' come avere una grande villa, una villa di villeggiatura che ti costa un sacco di soldi, però poi ti mancano le stanze dei bambini, non c'è una scuola calcio. Quindi sono tutta una serie di situazioni che intendiamo affrontare, che abbiamo anche, ne abbiamo parlato pure con Fiore, il quale è anche d'accordo, quello di rilanciare quello che più importante c'è in questa, nel Cosenza Calcio, quello di rilanciare appunto il settore giovanile. Però noi ci dobbiamo aprire, dobbiamo andare fuori dai confini comunali e dobbiamo andare in provincia dove effettivamente c'è tutto un bacino con delle aspettative importanti, non ultimo mi sono rimaste un po' impresse le parole di Gattuso, il quale a Corigliano, non stiamo parlando di Salerno, di Reggio Calabria, a Corigliano ha avviato un buon lavoro su una scuola calcio. Quindi tutto questo deve essere, e tutti noi ci dobbiamo impegnare per allargare, per unire, per fare in modo che le polemiche o tutto quello che di negativo o ci può essere, o parlo questo a livello societario, tutti siamo, invitati e siamo un po' obbligati ad andare in una direzione che è appunto quella di avere un Cosenza Calcio importante e che sia anche di guida per tutta la provincia e, se mi passate, anche per la Calabria. Questo è un po' in sintesi il messaggio. Chiaramente la mia unica determinazione, e lavorerò con la volontà di portare a termine questo campionato, lavorerò chiaramente anche per continuare ad allargare la compagine societaria, qualora ci dovessero essere concretamente persone che chiaramente danno le garanzie per poter rilanciare e per poter allargare la società, sono disponibile anche a mettermi da parte, sempre con un unico scopo, per il bene del Cosenza Calcio. Questo è un po' l'obiettivo. Ma l'obiettivo principale resta quello di completare la stagione. Completare la stagione significa stare a fianco alla squadra, stare a fianco all'area tecnica, che comunque stanno facendo molto bene, pensare alla partita, il derby di domenica prossimo, perché questo per noi, sapete bene, è una partita importante, non pensare al Messina, perché noi invece dobbiamo andare per la nostra strada. Credo che stiamo andando bene, io sono più che fiducioso. Abbiamo dei ragazzi, vi posso dire, che sono straordinari. Io sto imparando a conoscerli. L'ultimo incontro che ho avuto, vi do anche qualche particolare. Credo che loro sono stati veramente determinanti nella fase di avvicinamento verso l'area tecnica, perché comunque si sono impegnati e prodigati per questo avvicinamento. Quindi è stato un atto, direi veramente, non ho parole, un atto che non si vede in nessun altro ambiente, quello che appunto può dare
questo mondo calcistico, e da questo punto di vista probabilmente confesso che mi sto innamorando di questo mondo, che è un mondo che sa dare risposte e le dà sempre con un'unica finalità, quella di raggiungere risultati positivi e di fare appunto del bene. Grazie. Giusto una precisazione, dovevo farla anche prima, se era possibile magari ora non so, darei la parola all'amministratore delegato, perché comunque la società, noi siamo un po' organizzati con un consiglio di amministrazione, con un presidente, con i componenti del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato, il quale io ringrazio e che per me è persona preziosa, per il semplice fatto che gestire una società, per quanto un presidente possa avere tutto il tempo necessario, ma una società, vi posso assicurare, ci vogliono i tecnici amministrativi e ci vogliono le persone giuste perché possono portare avanti determinate diciamo procedure. L'avvocato Quaglio, che conosco da un anno e mezzo, giusto per questa occasione, prima non lo conoscevo, in questo anno e mezzo e più non vi dico quanto si è impegnato, e a beneficio di tutti voi è stato quello che in qualche modo ha bisticciato con gli altri soci, perché ha sempre come dire, prerogato la causa della cosiddetta area tecnica. Poi, per non dirvi l'impegno diciamo quotidiano, nonché anche quello che è il risultato della società, per cui abbiamo una società assolutamente sana, ora lui magari vi darà anche qualche dato, una società che in ogni caso ha appunto i conti in ordine e anche i rapporti colleghi ed altro li abbiamo più che corretti. Passo la parola all'avvocato. Grazie. Ma noi abbiamo fin dall'inizio impostato la società sui principi di trasparenza e correttezza e legalità. Poi la trasparenza, abbiamo sempre detto che le situazioni societarie, cioè su quello siamo stati sempre molto, una comunicazione molto british, no? Oggi sembra giusto dire anche, senza venire meno a questi principi, però a dire qualcosa di oggettivo, dei dati, dei numeri che possano come dire, anche dare la giusta informazione. E, quello che è stato il nostro motto fin dall'inizio, tra mille sacrifici, è che il Confesenza è una macchina veramente complessa, quindi si sbaglia facilmente, è quello di cercare di vincere senza fallire, insomma, no? Quindi le due cose non sono così automatiche. Certo è, alcune cose oggi vorrei dire, insomma, al momento, da quando è iniziata questa avventura, c'è una somma, un numerino, alcuni numerini che insomma possono dare concretezza a quello che è stato fatto finora. C'è una somma totale, un netto finanziario, come sapete noi operiamo solo tramite i bonifici bancari, quindi sono cose che ora, così come fra 20 anni, si potranno verificare, e cioè al netto di tutti quegli altri apporti che ci vogliono, ci sono stati e ci sono per poter far girare questa macchina complessa, apporti che non sono necessariamente finanziari, quindi al netto di quelli, relativamente alla sola stagione 2011-2012, il netto finanziario, cioè proprio quello che è passato tramite bonifici bancari, è stato di 1.107.011, andato questa giornata alla mezzanotte proprio di ieri. Relativamente alla stagione 2012-2013, già siamo ad un contagiri di 415.075, per un totale di netto finanziario, soldi effettivamente transitati attraverso bonifici bancari e nient'altro, di 1.522.086. A voi le relative deduzioni, considerato il momento che comunque l'economia sta attraversando, per cui quelli che possono essere stati
gli apporti a livello di incassi e sponsorizzazione ritengo che sia sotto gli occhi di tutti. Per quanto riguarda la stagione conclusa al 30-11, al 36-2012, cioè la stagione 2011-2012, non esiste alcuna pendenza con i tesserati. Io non so, fra le 162 società di Serie D, se tutti possono affermare questo. È chiaro che per alcuni, quelli andati via, è stato pian pianino, siamo arrivati a poter, come dire, adempiere in pieno quello che erano stati i nostri impegni. È chiaro che facendolo solo, esclusivamente attraverso bonifici, possiamo dirlo con una volta effettuato che abbiamo mantenuto. In questo momento possiamo dire che abbiamo mantenuto integralmente. Quindi a voi le deduzioni su quanto questo accada nelle altre 162 società di Serie D. Per quanto riguarda invece i debiti in generale, che la società Cosenova Cosenza Calcio nei confronti dei fornitori o di altro, sempre relativamente al 30 giugno 2012, stiamo parlando di una cifra che si aggira sui 15-20 mila euro. Sono qua e là qualche extra, c'è qualche situazione di albergo ancora da definire, tra cui quello della playoff, dei playoff, lì c'è stato, avevamo un albergo completamente gratuito messo a disposizione dalla Lega, abbiamo chiesto il cambio di campo, quindi abbiamo preferito non alloggiare lì e spostarci con il Puma, ma cambiare addirittura albergo, una scelta che abbiamo fatto. Noi abbiamo chiesto comunque in Lega, visto che non era dipeso da noi, il rimborso. Ecco perché ancora stiamo aspettando risposta, ma la Lega è, da questo punto di vista è molto lenta. È chiaro che il terzo, in questo caso, l'albergo di Fosino, è chiaro che lo saneremo comunque. Ma è all'interno di quelle 15-20 mila euro. E su un giro, diciamo, di somma netto finanziaria, non di tutto il volume, capite bene che è nulla in un periodo come questo per un'azienda. Relativamente, poi per dirla tutta c'è una somma di 10.000 euro circa da dover corrispondere a qualche fornitore di abbigliamento tecnico, giusto una cifra perché il resto l'anno scorso è stato tutto gratis, e su quello insomma dobbiamo definire. Sul settore giovanile, l'anno scorso come sapete c'era una gestione un po', diciamo, separata, autonoma, insomma, che adesso stiamo cercando di far rientrare. C'è una posizione di Francesco Candelieri che ha anticipato somme per il settore giovanile dell'anno scorso, quindi stiamo parlando di ristoranti, di tecnici e altro, pari a 54.000 euro, che per gli accordi che erano stati presi già nella scorsa stagione, che prevedevano l'ingresso in società, questa somma sarebbe stata trasformata in quota. È chiaro che alla luce delle ultime dichiarazioni, dei fatti insomma concreti che voi tutti sapete, questo non sarà praticabile perché non c'è più questa intenzione, e per cui verosimilmente troveremo tra persone per bene il modo come rimborsare queste somme che Candelieri ha legittimamente anticipato. Per il settore giovani di quest'anno invece, come sapete, dalla mezzanotte del 30 giugno ogni spesa è a carico del Cosenza Calcio, come è giusto che sia. Poi per completezza e per correttezza anche nei confronti di Candelieri, di Francesco Candelieri, c'è da dire che quest'anno, non anticipando più nulla per il settore giovanile perché da questo punto di vista abbiamo cambiato dimensione, ha veicolato sponsorizzazioni per un totale di circa 39.500 euro. Ha veicolato sponsorizzazione per un totale di 39.500 euro. Questa è la posizione quindi dello scorso anno con questa, diciamo, precisazione. Per quanto concerne invece la posizione attuale del Cosenza Calcio, al momento tutti i giocatori tesserati sono stati regolarmente retribuiti per rimborsi, come sapete sono previsti dalla Lega, a tutto novembre 2012, anzi c'è qualcuno anche che ha percepito
anche la mensilità di dicembre, questo su un accordo, diciamo, che è stato fatto anche con gli stessi calciatori, che in base a delle esigenze particolari c'è l'autorizzazione di tutti da poter, come dire, anticipare a qualcuno che ha, quindi integralmente corrisposto per tutti i calciatori novembre 2012 e alcuni anche dicembre. Per il resto, quelle che sono le spese di gestione ordinaria di una società di calcio, noi quest'anno abbiamo adottato il sistema del bonifico anticipato per evitare, insomma, per gli alberghi c'erano poi situazioni extra, eccetera. Abbiamo evitato, prima che la squadra parta, tutti gli alberghi di 4 e 5 stelle, non di meno, in casa e in trasferta, sono stati tutti pagati anticipatamente, con bonifico che parte il venerdì. In questo momento il Cosenza Calcio, nei confronti di questi alberghi di 4 e 5 stelle, in casa e fuori casa, è completamente al passo. Per quanto riguarda gli autobus, per la prima squadra, la seconda squadra, juniores e allievi, altrettanto, il bonifico parte anticipatamente. Le residenze di tutti i tesserati, di prima squadra o giovanili, altrettanto, siamo assolutamente in linea. Ristoranti di prima squadra, allievi e juniores, siamo imperfettamente in linea. Dunque, voglio dire, è una situazione che, visto che la situazione economica generale, poi la situazione di società di calcio, ritengo che nessuno stato di predissesto, nessuna situazione fallimentare, ma che è una situazione in linea con quelle che sono, diciamo, il passo che una società di questi tempi può mantenere. Questo è un po', insomma, la situazione. Poi, non so, sul discorso per chiudere, sul discorso del settore giovanile, è chiaro che, per essere precisi, relativamente allo scorso anno c'è una situazione anche aperta con Perry, liberò una partita, come dire, doppia, nel senso che c'è una situazione di credito e debito, perché come sapete Perry era anche socio fino a un certo punto della società, perché c'è una situazione relativamente ai campi. Sui campi naturalmente ci si incontrerà, si vedrà trovare una soluzione. È chiaro che la richiesta sostanzialmente si aggirava a 6.000 euro al mese. Voi, come sapete, le ultime vicende un po', diciamo, confuse ci hanno un po' portato a chiudere un altro accordo. Quindi sul mercato abbiamo visto, in questo momento c'è un accordo registrato naturalmente, in cui il Cosenza Calcio, per tutte le sue squadre giovanili, corrisponde un rimborso, una convenzione, cioè un rimborso per 500 euro. È chiaro che dobbiamo fare in modo tutto di economizzare, di creare la giusta. Bisogna un po'. Dobbiamo un po', sicuramente troveremo il modo per riconoscere i contributi effettivamente dati al Cosenza Calcio. Se avete delle domande. Ok. Giuseppe Minicchio, per Fieri. Presidente, lei ha detto che il 90% di questa, io la chiamo Kerenu, ci sono tra voi, società, l'area tecnica è stata recente. Quello che ci preoccupa è il 10%. Cosa c'è in questo 10% che sta facendo andare tutti in fibrillazione? Perché è lì che probabilmente c'è il grosso problema. Guardi, io ho detto il 90% per un fatto anche scaramantico. Senti, è un fatto scaramantico. Ritengo che sia, possiamo dire benissimo, il 100% comunque, perché insomma è chiaro che quando ci siamo rimessi al tavolo, insomma, abbiamo, come è nostra abitudine, abbiamo affrontato la questione in un modo serio, quindi le varie problematiche che erano state sollevate e che comunque, voglio dire, da entrambe le parti ci è voluto un po' di tempo e, come tutte le cose, hanno meritato il giusto approfondimento per poter fare in modo che comunque si vada nella direzione di cui ho parlato prima. Cioè, tutti insieme dobbiamo avere questo obiettivo, cioè quello di completare la stagione e quella di andare verso il risultato positivo. Ma quindi l'area tecnica è rientrata tutta quanta insieme? Perché da quello che ci risulta così non è. Cioè, ci sono trocini
che è ancora fuori, ci sono altre situazioni che non sono state chiarite. Guardi, su questo ci sono stati degli aspetti, direi, tecnici, no? Perché è chiaro che Trocini e tutti quelli che c'erano, noi recuperiamo assolutamente tutti. Però abbiamo anche aggiunto qualcosa di positivo, cioè nel senso che nel frattempo c'è stato sia Florio e sia Carbone, e poi abbiamo anche inserito il giovane Marulla, Kevin, che devo dire la verità, è stato anche questo una piacevole, diciamo, sorpresa. E chiaramente a questi mica li mettiamo alla porta. Noi dobbiamo lavorare, come abbiamo sempre detto, e voi stessi credo condividete con me, di allargare e di inserire persone che vogliono bene al Cosenza Calcio. Ora, per fare questo è chiaro che non sono delle pedine che li sposti facilmente. Bisogna... 4 tecnici per 2 squadre, cioè come si uscirà da questa... Collocare un team manager, che è un'altra figura, è più facile, ma 2 tecnici... con altri 2 che già ce ne sono, come uscirete da questa fase? Ma io credo che se noi vogliamo fare rilanciare la giovanile, no? Tutta, io credo che forse non bastano. Poi, per come mi ha detto anche insomma Fiore, io mi fido di lui, è un bravissimo tecnico, penso che troverà sicuramente lui le giuste collocazioni. Quindi, scusate, l'allenatore del settore giovanile attualmente chi è? Allora, noi dobbiamo parlare sempre da un punto allora, da un punto di vista tecnico, noi abbiamo avuto nella fase concitata le dimissioni da parte di tutto lo staff. Diciamo, anzi, è stato solo la giovanile che hanno fatto le dimissioni scritte, mentre la prima squadra, devo dire, probabilmente sono stati un po' più bravi. Cioè, bravi in che senso? Nel senso che c'è stato un po' quella sorta di... Il settore giovanile, avendo fatto questa dimissione scritte, la società ha dovuto rimpiazzare, diciamo, un po' il mister piuttosto che i 2 mister, eccetera. Questo abbiamo voluto fare un po'. Quindi attualmente formalmente sono loro. Sono Florio e Carbone. Sono Florio e Carbone, sono i 2 mister. Se non rientra lo staff tecnico di Procini, Nervino, eccetera, infatti, rischia di saltare il banco. Allora voglio capire come se la società, come si pone su questo piano. Allora, se intende continuare con Flori e fare saltare il banco, o si intende divenire ad una soluzione, no, collocando Florio altrove o trovando un'alternativa per Florio e Carbone. Vorrei capire come si addiviene a una soluzione, perché a me risulta che il banco sta per saltare. Vediamo se quel 10% non è al contrario la soluzione, che ritengo forse che è al contrario. Al 90% no, siamo fuori, al 10% forse siamo dentro. No, stia. Perché io vorrei aggiungere un'altra cosa a quello che ha detto Riccardo. Lei ha parlato di rilanciare il settore giovanile, ma il settore giovanile è primo in tutti i campionati da 2 anni. Io non intendo come... Allora, io non guardo la classifica. Il settore giovanile io lo guardo un po' in una maniera un po' più... I giocatori del settore giovanile sono in pianta stabile in una squadra, di Romano, Salvini, De Cicco. Sì, però conviene con me che noi non abbiamo per esempio una scuola calcio. Ci possiamo pensare a fare una scuola calcio? Gli hanno messo a disposizione 2 squadre da nulla. Strutture, è giusto? Guardi, noi questo del rilancio, le posso assicurare che è un'idea di Aristide Leonetti e di Fiore. Quindi, se loro mi hanno, se loro voglio dire, mi dicono, io, dato che mi fido, di loro, perché come sapete io mi fido ciecamente di Stefano Fiore. E questo credo che ve l'ho dimostrato, oltre che, diciamo, dirvelo, no?
Quindi tutte le questioni, anche quello che ha detto prima il signore, che poi alla fine facciamo saltare il banco, le posso assicurare che il senso di responsabilità di Fiore e mio non facciamo saltare nessun banco. Però non possiamo nemmeno lavorare contro qualcuno. Dobbiamo sempre tenere presente... Contro qualcuno, perché mi sembra di capire che il fatto per cui ora c'è Florio piuttosto che Carbone non significa che uno esclude l'altro, ma possono anche trovare, possiamo trovare una forma affinché anche loro possano essere, diciamo, parte attiva di un sistema, no? In cui Cosenza Calcio può avvalersi. Ma è un problema tecnico che, ripeto, è un problema che dobbiamo affrontare subito, perché qua mi pare che ci sia una stringente, un problema abbastanza stringente. Ma se mi permette, lei giornalista senz'altro, sì. Questo lo affrontiamo nei luoghi e nelle sedi opportune, se mi permette, ma le posso assicurare che sarà affrontato, anzi è stato affrontato e sarà risolto. Io okay. C'è stato un incontro ieri con il presidente con Candelieri, sì. Chiaramente relativo al futuro dei due tecnici che avevano effettuato comunque un passo indietro. Sì. Che cosa si è detto? No, no, un passo indietro, avevano dato le dimissioni scritte. È diverso. No, no, sì, c'è il passo indietro. Ci siamo, perfetto. E cosa vi siete detti? Cioè, se sono stati effettuati passi in avanti oppure si. Ancora si brancola nel buio, perché, ripeto, può sembrare assurdo, ma noi probabilmente no, che quattro tecnici siano in ballo per due panchine. Cioè, non riusciamo a capire, ci perdoni Presidente, come si esca da questa impasse, perché, ripeto, i manager accompagnatori e collaboratori e altre figure, ce ne possono essere anche 67 in una società, non è un problema, bontà vostra. Però per quanto riguarda gli allenatori, a nostro giudizio, almeno a mio giudizio, è un po' più delicata la questione. Sì, ma ripeto, sono professionalità comunque, sia quelle che c'erano prima, vi posso assicurare, con i quali ho anche un rapporto personale, parlo di Trocini, Nardino, eccetera, che loro stessi, anche nell'incontro che abbiamo avuto proprio ieri, insieme a Candelieri, non vedo questa, a me mi sembra questa una tempesta veramente in un bicchiere d'acqua. Chiaramente quello che la società d'ora innanzi sarà più determinata è quella di avere un settore giovanile dove noi ci vogliamo capire bene e vogliamo fare in modo che questo settore possa, diciamo, ecco, non essere più chiuso o inserito in un contesto troppo così ristretto, ma deve comunque avere una capacità di essere un settore giovanile che si rispetti del Cosenza Calcio. Quindi sono dirette solo gli allenatori della Juniores e degli allievi da qui al termine della stagione, l'allenatore chi sarà? Sia della Juniores che del, per capirci insomma meglio, per fare più chiarezza. Allora, io su questo, allora, allo stato attualmente l'allenatore per la Juniores si chiama Florio Allievi Carbone. E Allievi Carbone. Da qui al termine, allo stato attuale? No, allo stato attuale. Come sapete c'era prima Trocini e Nervino, questa problematica sarà risolta nelle prossime ore, perché chiaramente è una problematica, come vi ho detto già prima, però questa problematica la dobbiamo risolvere insieme al direttore sportivo, che si chiama Stefano Fiore. Quindi lei ad oggi esclude il rientro del precedente staff del settore giovanile? Al momento non sono rientrati? No, quelli devono... Formalmente, allora, sono io ancora fuori, allora, sono ancora dimissionati, allora io, non sono rientrati, allora, solo rispondersi io. Allora, sì, no, quelli per me devono rientrare. Ma devono attualmente cosa sono? Sono fuori o sono dentro? Allora, formalmente. Allora qui dobbiamo. C'è un aspetto formale e di sostanza. Allora, la forma cosa dice? Se tu mi porti le dimissioni, sei dimissionario. Cioè, poi dobbiamo creare, come dire, le condizioni affinché tu sei di nuovo
come dire, riassunto. E allora questo è un aspetto tecnico che lo stiamo risolvendo, cioè non stiamo facendo situazioni, cioè non c'è nessun trucchetto, tanto per essere chiaro. Sì. L'amministratore delegato, se non ho capito male, mi aiuti, ha detto che alla Real Cosenza la richiesta era di 6.000 euro al mese, mentre all'Azzurra l'accordo, se non ho capito male, è 500, quindi anche in un'ottica di risparmio che può starci all'interno di una società. Però questo non va in controsenso col fatto che magari siano pagati addirittura 4 allenatori, o non è un controsenso rispetto all'idea di creare un settore giovanile forte, così come vi ho detto? No, ma di là della... innanzitutto quella, la situazione degli allenatori è una situazione venuta fuori effettivamente da queste due settimane di confusione, di turbolenza, eccetera. Il fatto invece, e quindi non necessariamente è definitiva, e comunque, come dice giustamente il Presidente, si troverà il modo di unire, condividere, ampliare e rilanciare. Su questo confermo che proprio due sere fa, in tutti questi incontri continui, perché l'altro senso di responsabilità è condiviso da tutti, da Stefano, da Risse, quindi tutti stiamo cercando. Proprio due sere fa il discorso del rilancio, effettivamente, di concepire un settore giovanile non esclusivamente legato, ma anche da un punto di vista proprio pratico, logistico, ad un'area, con tutto il ringraziamento a chi questa disponibilità ha dato, non fraintendiamo le cose, è chiaro che si va verso questo tipo di direzione in cui sia a livello logistico ma anche a livello di partecipazione di tutto il mondo giovanile della provincia, cioè è strano, i 18 stupendi, splendidi ragazzi degli allievi, che siano tutti esclusivamente di una sola scuola calcio, questo stride rispetto a un principio di settore giovanile che sia veramente del Cosenza Calcio e quindi della provincia. Ecco, allora noi tutte le altre scuole calcio, sia a livello logistico che a livello appunto di risorse sul territorio, dobbiamo aprirlo. E su questo mi pare che questa piattaforma è stata condivisa dallo stesso Stefano proprio due sere fa, ma credo che sia, noi lo diciamo dall'inizio, ma il settore giovanile deve avere, del Cosenza Calcio deve avere questa apertura su tutti e verso tutti. Questo è un modo per, e in base a questo certamente si sta lavorando per questo rilancio in cui le persone, le risorse, le professionalità che in un modo o nell'altro sono nel Cosenza Calcio, tutte, quelle più recenti, quelle più, sono tutte un valore sul quale costruire. Poi da un punto di vista tecnico le soluzioni eccetera, la garanzia anche Stefano, quindi da questo punto di vista io non lo vedo, ad essere sincero, un problema. Avvocato, ma se come condizione, no? Io ho capito, perché sento le varie campagne, c'è questa condizione che tutto deve ritornare come prima, cioè l'area tecnica è uscita e deve ritornare tutto come era prima. Che cosa osta in questo momento alla società di non rimettere tutto come era prima e poi riparlarne a fine campagna? Questo, voglio capire, no? Cioè, poi se le domande non sono fare a me, cioè, sono uscite queste idee, come rientra tutto il settore giovanile che erano prima in classifica e si continuano a lavorare? Dovrebbe essere una condizione. Chi ha dato le dimissioni probabilmente l'ha fatto perché sotto pressione, perché c'erano delle condizioni particolari che si sono create, no? Perché se no non penso che Trocini è pazzo che si dimetta essendo più in classifica. Dimissioni scritte contemporanee, è stata una cosa strana. Mi sembra che giri intorno a questo punto. Prima ho capito. Ma l'altro senso di responsabilità al quale ci presente fa riferimento. Cioè, ma il problema di questo settore giovanile, questa convenzione si chiude, non si chiude, c'è, non si farà più, e quindi Candelieri praticamente viene liquidato di tutto quello che ha fatto l'anno scorso e adesso la gestite voi in prima persona, cioè questa persona che vi doveva stare a fianco. Cioè, sì. Queste sono le cose che probabilmente vogliamo capire e che, rimbalzando le cose da una parte all'altra, onestamente. No, ma sul settore giovanile c'era era proposta fin dall'inizio una convenzione, ma noi pubblicamente l'abbiamo detto, non ritenevamo che fosse diciamo in linea con i principi del Cosenza Calcio. No. E quindi lì è chiaro che non è stata sottoscritta. Poi il fatto, no, gestire personalmente, e qui è il Cosenza Calcio che deve il settore giovanile. No, io non ho detto gestire personalmente. Cioè, no, aspetta. È il Cosenza Calcio. Io ho detto semplicemente, che cosa osta in questo momento alla società
riportare. Ah, sì, ok, sì, 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 ok. No, su questo. Se la condizione, sì, che noi mandiamo a mano. Ma la condizione, allora, Florio deve, sì, stare, sì, a fare una, ma una condizione, Giuseppe, scusa, sono accaduto in queste due settimane una serie di situazioni, per cui la società comunque deve agire, deve operare, non può fermare, non può fermarsi, ha degli obblighi, delle responsabilità, e per cui si sono fatti dei passi, no? Poi ognuno potrà valutare, giusti, sbagliati, eccetera. Nel momento in cui si crea una situazione differente e si creano i presupposti, assolutamente cercati sia dall'una che dall'altra parte, di poter, in nome di questo senso di responsabilità e del campionato, della partita di domenica e del risultato, di trovare una soluzione. Naturalmente con questa premessa sottintesa, io credo sia da parte della società che da parte, non credo, ne sono convinto, anche da parte dello stesso Stefano, cioè sempre nel rispetto delle posizioni, della dignità personale e professionale di tutte le persone coinvolte. E quindi non si possono creare situazioni o soluzioni così immediate, repentine, calpestando dignità personale o professionale, sia di chi prima, sia di chi adesso. Cioè questo si sta cercando di fare, è il ragionamento che faceva Guarascio e che stiamo portando avanti con Stefano. Quindi, no. Quindi questa è la premessa, quindi io non credo che qualcuno possa porre una condizione, come dire, calpestando dignità personale o professionale di chi che sia, sia dall'una o dall'altra parte. La decisione, la volontà di trovare comunque un equilibrio per il senso di responsabilità, per il risultato obiettivo principale, prima squadra del campionato, quello è condiviso al 100%, non al 90%, al 100%. Avvocato, scusate, però qua stiamo parlando di un'azienda, di una società, di un dipendente. Allora, Zamparini, Vicenza, 40 allenatori, io non vedo perché questa società, senza passare sulla dignità di nessuno perché è il loro mestiere, non vedo perché questa società non può collocare altrove Franco Foggi, senza calpestare la dignità di nessuno. Ma forse, scusami, per sbloccare una situazione, ma di cosa, questo genere. Ma noi stiamo lavorando quotidianamente su questa soluzione, sì. 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 No, ma perché? No, ma non è una questione di risultato. Allora, io di rispetto dei ruoli, delle attività professionali, mi sembra abbastanza. Voglio farvi, voglio riporvi questa domanda. Se secondo lei l'anno scorso, nella scelta di un operatore, contattando nuovi direttori sportivi, con Stefano Fiori ancora in carica, eccetera, eccetera, sia stata rispettata la persona, moralmente parlando, di Stefano Fiori? Guarda Antonio, al di là di quello che è accaduto l'anno scorso, poi c'è una storia per ogni campionato. Io ti posso dire, c'è stato che il presidente possa legittimamente incontrarsi con il mister, e quindi credo che sia legittimo e normale, senza scavalcare nessuno, perché tra l'altro si riferita al discorso di Noto, Stefano non c'era e ha detto fate voi, incontratelo tranquillamente, infatti non è successo nulla perché Stefano tra l'altro non c'era. No, sul fatto invece, su questo io non faccio mai precisazioni o altro, però sul fatto di dire più volte la stessa cosa non è detto che questa sia vera, certo dovrebbe essere smentita, adesso nell'occasione noi non abbiamo mai contattato un direttore sportivo alternativo a Stefano Fiori. Da ultimo, in questi giorni, io ho visto anche, mi hanno riferito, che addirittura la mia foto è stata portata, in questo caso la mia, con un altro, un direttore sportivo, dicendo di incontri specifici. Io voglio specificare, lo faccio una sola volta perché dovrei smentire continuamente quello che leggo, io questa persona non la conosco, non l'ho mai vista, eppure riportato in maniera continua, ossessiva, di incontri specifici fatti dal sottoscritto con questa persona per sostituire Stefano Fiori. È un'enorme falsità. Il fatto che io non smentisca quotidianamente quello che è sui giornali è perché ritengo che
siamo oberati da tante cose da fare, quindi è giusta la libertà di stampa. Poi basterebbe, come dicono gli anglosassoni, il double check, cioè la doppia verifica. Nel caso di specie, quando, per quanto riguarda, proprio in queste, siccome si sta ponendo proprio in queste settimane, noi non abbiamo pensato minimamente. Il messaggio del Presidente è stato sincero, quello del lunedì, cioè di apertura. Non abbiamo, non avevamo assolutamente nessun piano B, abbiamo semplicemente operato nel momento in cui sono poste delle emergenze, nessuna invasione di campo, perché il messaggio era sincero, di piena apertura. Nel momento in cui dopo una settimana, otto giorni, non succedeva nulla, l'unica risposta alle richieste specifiche, concrete, di organizzazione della squadra e del capitano in particolare, è stata quella del team manager, cioè del collante, proprio per l'esigenza, per evitare che fosse, tra virgolette. Ma noi stessi addirittura non siamo nemmeno andati negli spogliatoi per i primi sette giorni. Io ho incontrato i giocatori fuori, sono venuti a... per, stato un colloquio telefonico tra il presidente Stefano Fiore, magari ha, come dire, io, ha creato qualche buio in più. Allora, io non vorrei tutta l'attenzione su questo, perché c'è una squadra, un campionato, insomma, da... Però se devo precisare, no, posso precisare, il mercoledì noi abbiamo, nella fase di confusione che si era creata, cioè le dimissioni di Stefano Fiore il 4 sera il Presidente fa quel messaggio sincero e vero di apertura, a quel punto noi lasciamo una parentesi aperta. Il 5 febbraio arriva una disdetta per email di tutti, di disponibilità di tutti i campi. Il 6 noi ci muoviamo con email inviato a tutti i centri sportivi della provincia, e il 7 alle 13 chiudiamo l'accordo con l'Azzurra e quindi operiamo le emergenze. Nello stesso tempo tutto lo staff delle giovanili, naturalmente lo teniamo, io lo incontro il venerdì, lo stesso venerdì lì all'Azzurra, abbiamo parlato tranquillamente, serenamente, con Trocini ci siamo intrattenuti fino a sera, proprio per mandare questo messaggio di serenità, di tranquillità, che tutto insomma, sarebbe stato ricomposto. Poi mi incontro con loro, anche con tutte e 7-8 del settore giovanile, il lunedì sera, per dire, poi faccio degli incontri il martedì mattina. L'unico incontro che voleva giustamente fare il Presidente era per il giovedì pomeriggio con Ciardullo e Trocini. Il mercoledì mattina, quindi tutto bene, si continua perché non volevamo toccare nulla. Il mercoledì mattina apprendo che la Juniores non si era allenata. Chiedo spiegazioni, sono state date in maniera diciamo esaustiva. Alle 11:30 incontro il tecnico degli allievi che mi rassicura su tutto, anche il dirigente accompagnatore a mezzogiorno. Alle 13:46 arriva un fax con dimissioni contestuali di tutti e 8, non di uno, di tutti e 8, quindi insomma non so come definirlo, ammutinamento. Alle 13:46, a un'ora dagli allenamenti, dopo che già uno era saltato il giorno precedente. A questo punto, dimissioni scritte di tutti, la società deve agire, e non può nemmeno più agire in termini come avevamo fatto, cioè di situazione moderata, di equilibrio, perché se si dimetteva il mister, uno dice, beh, allora il secondo, no, dimesso anche lui alle 13:46, vabbè, preparatore atletico, no, dimesso anche lui alle 13:46, preparatore dei portieri, no, dimesso anche lui alle 13:46, ma ci sarà il dirigente accompagnatore, no, dimesso, tutti dimessi contemporaneamente. A quel punto, siamo al mercoledì 13 febbraio, la società naturalmente si muove, il direttore sportivo ancora vacante perché non sapeva se poi ci incontravamo, non ci incontravamo, eccetera, e c'è l'affidamento d'incarico dei due tecnici, il mister Florio e il mister Carbone. Il giovedì mattina, siamo dopo, quindi già affidamento incarico, il giovedì mattina, con atti scritti come al solito facciamo noi, siamo un po' maniaci in questo, il giovedì mattina c'è quell'incontro negli spogliatoi, c'è quella graditissima sorpresa che cogliamo al volo, Presidente, quel telefono passato assolutamente con l'applauso poi della squadra, e si apre la possibilità di incontrarsi il venerdì.
il venerdì ancora di più si consolida. In realtà quei passi la società li aveva già fatti, perché la società del Cosenza Calcio non può rimanere ferma, non può rimanere senza cambi, non può rimanere. Siete sicuri, però, con il nome del cazzo, che non ci sia questa out che se Florio continua ad essere il responsabile della squadra può saltare in banco? C'è stata questa richiesta da parte dell'area tecnica nei vostri confronti come out a dire datemi questo se non ce ne andiamo? Questa è una domanda diretta, diteci sì o diteci no, perché sennò poi ricomincia il balletto. Allora, io non so, su questa vicenda credo che stiamo spendendo molto tempo, non c'è nessun problema, nelle prossime ore definiremo questa problematica, quindi state tranquilli che è tutto a posto. Credo che a questo punto abbiamo un po' terminato. Hanno personalizzato, due persone hanno posto solo due colleghi che hanno fatto le domande, quindi se avete terminato per la morte. Allora, io infatti è opportuno che ciascuno di voi faccia una domanda o due, perché sennò poi date la possibilità. No, datevi, no, dato che c'era, datevi no. Una regolamentazione poi, cioè non... Okay. L'argomento è molto ampio, si è concentrata l'attenzione sul settore. No, no, ma adesso benissimo. Credo che abbiamo... Allora, prego. L'unica cosa che voglio dire è che a fronte di questa conferenza stampa io ho avuto la convinzione che all'interno della società si stia camminando su due velocità completamente diverse e dove c'è un punto che è il comune denominatore, le conferenze stampa. Ci sono conferenze stampe che fanno determinate affermazioni, attaccano area tecnica, la società dopo meno di 24 ore dà delle risposte, poi si ricompone tutto. Cioè noi veniamo dai 10 giorni dove siamo stati letteralmente ridicolizzati a livello nazionale. La domanda è: uno, era necessario che si arrivasse a tanto? Due, qualcuno ha sconfinato nei compiti che all'interno della società ognuno ha? E mi sto più precisamente l'area tecnica ha sconfinato in compiti non a loro assegnati, l'amministratore delegato ha sconfinato in settori a loro non assegnati, perché il concetto è questo, cioè questo elastico dove rottura l'anno scorso, si ricompone all'inizio della stagione, trascorrono sei mesi e di nuovo si ripropone lo stesso cliché delle altre volte. Allora voglio capire un attimino perché queste conferenze stampe dove uno lancia un'accusa tra virgolette, dopo l'altro dà le risposte a quella conferenza stampa, non si potrebbe ricongiungere all'interno della società e comunque uscire fuori la società compatta con un unico comunicato. A proposito di comunicato, avvocato Guai, questi comunicati che arrivano a firma ufficio stampa Cosenza Calcio sono a nome di chi? Grazie. La società, vabbè, prima rispondiamo. No, non la società, è ufficio stampa Nuova Cosenza Calcio. Chi è? Vorrei capire a questo punto chi è l'ufficio stampa Nuova Cosenza Calcio. No. Allora, intanto vediamo sulla questione che ha posto il giornalista. Guardi, quello che dice lei, io insomma, è chiaro, è inutile nasconderlo, no? Noi è dal l'anno scorso, io come ricordate, ci sono state una serie di problematiche all'interno della società e quindi ce li siamo portati dietro. Poi chiaramente abbiamo, come dire, abbiamo fatto bene secondo me per quanto riguarda i risultati, anche se poi non siamo riusciti a salire per le note vicende eccetera. Però la società fin da subito, come ho detto all'inizio, sta portando avanti questo concetto, cioè quello di avere una sua eticità, di avere una sua trasparenza e probabilmente... È la quarta volta che sta usando questo termine, trasparenza, è un messaggio, è un lancio così, per dire, perché guardi, io... la trasparenza penso che nessuno ha avuto modo di obiettare che sono le sue delle operazioni economiche che svolge la società. Sì, però
Quando in una società tipo questa, che è una società oltretutto senza scopo di lucro, no? Siamo in un settore credo delicato, che è quello del calcio, veniamo, non lo dico io, ma negli ultimi 5 anni ci sono state una serie di problematiche, no? Allora, se ci sono state una serie di problematiche, e tante volte quelle problematiche oggi io posso dire che per delle fesserie, per delle prese di posizioni, si potevano pure risolvere, perché se qui in questo mondo ci sono conflitti ad ogni livello, credo anche forse tra voi giornalisti, cioè non è che mo la responsabilità può essere di Guarascio, può essere del nuovo Cosenza Calcio. Allora, se noi queste cose le impariamo a conoscere, no? Le analizziamo e ce li diciamo fino in fondo, e poi abbiamo e creiamo una cultura nuova, quello del discutere, quello di affrontare i problemi, alla fine noi da 1 anno e mezzo tutte queste problematiche a uno le stiamo risolvendo. Cioè non è che stiamo alla fine facendo sistemi contro qualcuno. Noi qui stiamo cercando di fare un'unica cosa, cioè quello di dare alla città di Cosenza, alla provincia, la dignità di una società, perché secondo me la società è quella che per prima deve dire la sua e deve essere ordinata e deve essere con tutti i criteri e con tutti quelli che sono i sistemi societari. Poi chiaramente a questo, grazie a Stefano Fiore, che secondo me senza di lui io non credo che potevo ottenere questi risultati della società, assolutamente, no? Noi stiamo facendo anche altro, ma vi posso assicurare che il Cosenza Calcio fuori, io mi muovo un po' a livello al di fuori dai confini provinciali e anche regionali, oggi ha una dignità e ha un rispetto grandioso oggi. Purtroppo questo ce lo stiamo conquistando giorno dopo giorno. Ora, il discorso per cui sì, ci sono state le conferenze, c'è stato quello che c'è stato, io personalmente preferisco quelle cose e non magari situazioni peggiori o situazioni come quelle del passato, no? Che poi hanno portato veramente a dei traumi che ne stiamo pagando tutte le conseguenze. Purtroppo se c'è questo tipo di malattia, chiamiamola, noi dobbiamo curarla. È una malattia intersocietaria, cioè non è una malattia esterna, cioè tutto nasce all'interno della società, da componenti della società. Cioè io penso che la tifoseria ha raggiunto un grado di maturità, un grado di civiltà unica in Cosenza. Se fosse successo in altri anni quello che è successo in questa stagione, le posso garantire che sarebbe scomparso addirittura lo Stato. C'è stata un'assoluta civiltà nel porre i quesiti. Ora, mi sembra quantomeno anomalo come questa cellula tumorale parta all'interno della società, dove la stampa penso che sta facendo il suo lavoro e non ha mai attaccato al di là dell'ambito, diciamo, societario, l'ambito sportivo, c'è sempre stata una grande coesione. La tifoseria ha risposto sempre all'appello, è stata proprio la società nell'interezza a respingere. Quando la tifoseria si stava pian piano riavvicinando, cioè era una cambiare in bianco che i tifosi vi avevano dato, e gradualmente la tifoseria si stava riavvicinando. Se andate a vedere numericamente l'afflusso, si era partiti dai 1.500, dai 2.000, dai 3.000, ai 4.000. Dopo quello che è successo, fisiologicamente ritorni alle 800, 1.000, 1.000 persone. Quindi tutto nasce all'interno della società, questa è l'anomalia del sistema. Ma io non sono proprio d'accordo su questo, non sono d'accordo perché probabilmente, come lei sa, noi abbiamo raggiunto il livello massimo della tifoseria con la partita con noi di Montalto, 3.300 spettatori. Poi purtroppo in questo mondo, lo sapete meglio di me, ed è quello per cui io mi batto, oltre a tutte quelle belle cose che vi ho detto prima, quello che contano sono i risultati. Noi dobbiamo avere un Cosenza Calcio vincente. Il Cosenza Calcio vincente significa vincente. Perché sia vincente ci vogliono una serie di componenti.
e bisogna che tutto quanto funzioni in un determinato modo. Noi questo abbiamo bisogno, perché dobbiamo uscire da questa categoria e dobbiamo fare bene. Ecco perché tutti insieme, e io faccio l'appello a tutti voi, dobbiamo fare in modo che questa stagione la possiamo concludere in un modo positivo, a cominciare chiaramente di domenica con il derby. Grazie. Ritiro con piacere la... A proposito, a parte quando hanno pagato il deposito del Montauro da Cosenza, quando hanno pagato il deposito del Montauro da Cosenza? 5. 5. Perché noi dobbiamo pagare 5? Noi non interveniamo per questa gente. Abbiamo... Dovete interferire per questa gente. Non è detto, perché a capo possiamo parlare pure noi, anche se non abbiamo voluto essere dei giornalisti. Posso dire, prego, come si chiama il giornalista questo che vuole parlare? Elise. Presidente, io una cosa la volevo dire, togliere 76 anni alla Modena. Io vado spesso a Napoli per motivi miei personali. E dico il presidente, che ha avuto, che ha dato, Ascoltiamo, riunitevi tutti. Aria tecnica, juniores, cambiare tutto, se devono annotare, chiamate i tifosi, li date che sono detti e vengi a domenica. Lasciamo stare le cose. A questo mi riferivo, provo a arrivare la risposta alla mia domanda, perché io voglio capire una cosa. Fiore, nella sua conferenza stampa, ha detto praticamente anche non velatamente che il mare del Cosenza è l'avvocato Quaglio. Io so che lei è l'avvocato. Siete inscindibili come la città l'ha detto. Fiore, là l'ha detto Fiore, cioè là bisogna capire, no? Adesso se c'è stata una risposta a favore, questo problema è superato, perché cioè, se poi continuano a dire, cioè se poi non vi spiegate fra di voi, come diceva pure Massimo, cioè, se non parte dall'interno, se non si ricompone, perché il vero problema sta lì, no? Cioè, avvocato, ha detto tutto e di più, cioè poi lei passa per essere il male del Cosenza, però no, non faccia spallucci, cioè no, purtroppo è il mio ruolo, io non è che posso fare simpatia o consensi, no, un ruolo come questo ci può stare. Poi Stefano mi pare che abbia precisato a domanda specifica, mi pare, almeno così mi è stato riferito in trasmissione. Dice no, io non ho detto questo, nulla di personale con Domenico, ma ho detto che quest'estate, relativamente a una cordata, a un gruppo, insomma, questo, che uno di quelli che volevano entrare, avevano posto come condizione che non ci fossi io. Questa è tutt'altra cosa, perché paradossalmente o verosimilmente fa parte di chi vuole entrare, dice dall'altra parte è normale, no, avere un ruolo. Questo per il resto, io e Stefano ci sono pure. Anche con messaggi fino a ieri sera tardi, ci siamo incontrati, ci siamo sentiti ieri sera verso le 7, quindi poi bisognerebbe chiederlo a lui. Sì, ma parte dei ruoli. Poi che ci siano belle situazioni superato. Di. È tutto superato. Soprattutto nei momenti di emergenza come quello. Poi chiaramente, poi è chiaro che dovete fare il vostro mestiere, è giusto farlo. Vogliamo entrare in società con una percentuale, necessitiamo dei soldi freschi, però ovviamente dobbiamo ridiscutere l'assetto della dirigenza, si può mettere in discussione perché uno vuole mettere una persona di dirigenza. Lei avrebbe fatto problemi in quel caso? Avrebbe detto no, se vuoi entrare metti solo i soldi, però le cose le decido io. Non l'avrei fatto io problemi. Assolutamente, assolutamente. Non avrei fatto io problemi. Guardi, le regole società. Allora, le regole societarie, come sapete, sono precise, c'è un codice civile, chiaramente quando si tratta, ma anche attualmente, ma quando si tratta appunto di contare in una società, o comunque come è stato già l'anno scorso dove eravamo in 9,
Poi in ogni caso, se qualcuno vuole entrare, vuole appunto dare degli apporti, e quindi poi gli organi societari, voglio dire, c'è un consiglio d'amministrazione dove tu puoi dare delle deleghe. Questo può essere il delegato, può essere una figura esterna, come può essere uno che viene indicato dall'azionista, diciamo, di riferimento. Le dinamiche, voglio dire, sono quelle in cui io, per quanto mi riguarda, non pongo nessun tipo di veto e nessun tipo di limite. Anzi, che ben vengano persone che vogliono fare come stanno facendo al Cosenza Calcio, perché io una cosa qui l'ho scoperta e l'ho imparata, che tutti quelli che parlano del Cosenza Calcio ci tengono, poi fanno veramente il bene del Cosenza Calcio. Presidente, per fugare ogni dubbio definitivamente, da quante persone a oggi è composta la società Nuova Cosenza? Allora, la compagine societaria ad oggi è composta dal sottoscritto per il 97%, poi c'è il socio Federico per l'1%, c'è il socio Silletta per l'1% e c'è il socio Marchese per un altro 1%. Ci vuole essere l'1%. La società chiaramente ha messo a disposizione ora per futuri soci il 40% pronto da essere immesso e collocato, con anche l'idea che se poi qualcuno vuole di più, io sono sempre disposto a cedere anche parte. Quando, a quanto ammonta il valore, perché ne sono state dette tante, anche dall'altra parte della tecnica l'ha quantificato, presumo che l'ha parlato con me. Se ci fosse qualcuno, così lo rendiamo probabilmente anche pubblico, a eventuali acquirenti, nell'ottica di quella trasparenza che lei parlava, a quanto ammonta un 1% piuttosto che il suo 97%, complessivamente la porta, quanto costa? Guardi, acquisire le quote del Cosenza Calcio, devo fare questa premessa, perché non è come entrare in una società dove tu ti vai a comprare un immobile e poi speri che ti vendi quell'immobile, no? Quindi acquisire una quota del Cosenza Calcio significa che poi tu devi essere anche pronto, qualora c'è bisogno, devi comunque ricapitalizzare. Tant'è vero che nella fase iniziale i soci che attualmente hanno l'1% è perché non hanno ricapitalizzato. Quindi se tu non metti soldi, ma pian pianino te ne esci, non ci sono altre possibilità, a meno che non ti capita una situazione particolare. Quindi diciamo che i valori o tutto quello che rappresenta le quote, noi per questa ragione sono state fatte tutte presso un notaio, dove ci sono atti che il notaio appunto ha certificato, e dove appunto, quando ci sono state trattative o situazioni, in un modo riservato, chiaramente tutti hanno avuto modo di guardare, di vedere concretamente quanto vale una quota o quanto non vale. Esempio concreto, se volessi prendere, siamo chiaramente nel numero, il 5% di questa società, quanto dovrei sborsare? Guardi, a livello esemplificativo. Guardi, questo detto così, insomma, non glielo so dire, però le posso fare un esempio che la può aiutare. Il problema non è prendere il 5%, ed è quello che noi stiamo cercando anche di far capire un po' a tutti. Il problema è che tu devi pensare anche alla futura stagione. Allora, se questa stagione, per poterla completare, ci bisogna ancora di X euro, no? Allora questo è, come dire, il valore che tu dai alla società fino a maggio, fino a giugno. Poi però hai un dovere, e tutti quelli che sono azionisti o che vogliono entrare devono pensare alla futura. Perché se io poi metto il 5% e poi non sono capace di garantire anche la futura stagione, allora fino a giugno quanto può valere questo ipotetico 5%? No, per capire, interessato forse. Possiamo eventualmente, comunque sono anche aspetti tecnici che sempre l'hanno guardati loro. Io, insomma, allora, posso chiederlo magari alla
No, ma se queste trattative, quelle che ci sono state e quelle che ci saranno, riservatezza e concretezza sono le due, ma come in ogni affare, Vittorio. Perché poi queste poi richieste... No, io voglio però dire questo, che è quello che ho dato pure in diversi messaggi. Noi lo devono un po' sapere tutti, che qui quando si tratta di che qualcuno vuole entrare nella società, insomma, ci sono molte persone che hanno questo desiderio, però lo devono sapere tutti che concretamente, proprio concretamente, ad oggi, no? Non si è arrivati mai a parlare in termini. Va bene. Come possono essere di disturbo, tra virgolette, il 3% che non è nell'equilibrio di gestione contrattative, ingressi, eccetera? Ma in questo nessun disturbo. Si parla di diritti, io non so se è un termine giusto tecnicamente, un diritto di relazione che direbbero no, aspetta, tu me lo devi vendere prima a me e poi vediamo se gli altri possono entrare. Per cui gli altri fuori frenano, dicono aspetta che ci sono Silvetta, Federico, come si chiama, Federico e Marchese che ci fanno paura. Non lo so, ci spieghi questa cosa. Quando pesi il 97% che ha lei... Però un discorso di diritto societario, cioè un 3%. No, un consiglio d'amministrazione. Nei giorni scorsi si è detto che l'azione ipotetica di disturbo di queste persone avrebbero potuto impedire a qualcuno che voleva avvicinarsi di entrare nella società. Ma l'ho fatta la domanda al presidente allo stadio, lui mi ha detto ma io il 97% non è problema. Cioè il diritto societario che va. Però se ce lo spiegate. Ma è una questione tecnica prima che di buon senso. È inutile che mi metto qua a spiegare come il 3% effettivamente. Se c'è una società con un 97%, voglio dire, a livello di statuto di consiglio di amministrazione, di scelte decisionali operative, è normale. Lo dice il diritto societario e lo dice anche il buon senso. Non mi fate dire cose che secondo me sono scontate, sono banali. Nei giorni scorsi non sembravano tanto banali. Non credo, ma voglio dire. Non lo so, però non sembravano. Ma insomma, voglio dire, credo che questo sia. Non bisogna smentire una cosa del genere perché offenderemmo chi insomma pensa diversamente. In conclusione, il fiore rientra, il settore giovanile viene risolto, non è successo nulla. Meglio così. Ma guarda che si cresce comunque. Ok, grazie.